Bene, ciao a tutti. Oggi vi faccio un video un po' diverso dal solito, un video forse con una piccola vena polemica, dove vi parlo di musica, in questo caso, agganciandomi all'informatica dal discorso della digitalizzazione verso l'analogico, ossia dalla musica liquida verso il vinile. E vi chiederei, se potete, di scrivermi ciò che pensate nei commenti, di avviare pure una discussione, perché sono molto interessato alla vostra opinione. Allora, in questi giorni, anzi in questi tempi, in ultimi mesi, si sente sempre più parlare del ritorno di moda del vinile, una piattaforma, uno strumento bellissimo che a me è sempre affascinato e la cosa non può farmi che piacere. Bene, vado qui, vi parlerò un po' di un ipotetico me e di un me reale per farvi comprendere meglio la situazione. Allora, vado in un centro commerciale convinto di acquistare tre vinili e di ricominciare così l'ascolto, di questo dispositivo, di questo supporto, scusate. Niente, entro nel centro commerciale e scopro che i vinili non li vende. Vado quindi alla Media World, ma dico Media World perché ci sono andato lì, ma ho scoperto poi che è la stessa cosa per tutta la catena, Trony, Euronics, eccetera. Dove una volta c'erano quegli scaffali lunghissimi pieni di CD, DVD e vinili, e scopro che gli scaffali non ci sono più. Ci sono qualche, ma veramente pochissimi cofanetti di Blu-ray, nessun CD. Anzi, in un negozio ho trovato 10, contati 10 CD, tra cui Mina, Celentano e Cuore Matto di Little Tony, per dirvi lo stato dell'arte. Niente, scopro che i vinili non ci sono e quindi esco abbastanza perplesso. Vado alla Feltrinelli perché dovevo acquistare un libro e scopro invece che la Feltrinelli ha un certo numero di CD, non tantissimi, ma per carità vendono libri, ma ha un discreto numero di CD e un centinaio, 150 al massimo vinili. Meglio che niente. Bene, complimenti Feltrinelli. Allora mi metto a guardare i vinili che ci sono per guardare quei due o tre che volevo acquistare. Noto tra questi la maggioranza sono gli Evergreen, intendo dire i Pink Floyd, i Dire Straits, i Queen, insomma, bene, va bene, ma di nuovi pezzi non ne vedo tantissimi. Mi salta all'occhio L'Ultimo di Zucchero e sicuramente lo avrei preso, se non fossi stato bloccato dal prezzo. Questo vinile era proposto a 54 euro. 54 euro, un prezzo che io trovo onestamente esorbitante. Ora, mi si può dire che stampare un vinile è un processo costoso. Insomma, allora era costoso anche quando ero giovane io, eppure me lo potevo permettere un vinile. Se un vinile quando io avevo 18 anni, 17 anni, fosse costato 100.000 lire, 120.000 lire, non l'avrei mai preso, cioè non riesco a capacitarmi di questa cosa. Ah, mi si è detto che insomma le stampe del vinile è un processo delicato, un processo meccanico, le stamperie non esistono più. Insomma, voglio dire, si stampavano vinili 100 anni fa, più o meno, penso che si riescano a stampare anche oggi. Controlliamo droni che volano su Marte e riusciremo a stampare un vinile. Non mi dite che costa la copertina, la stampa, perché è un pezzo di cartone stampato in serie. Allora, si paga l'artista, bene, ci mancherebbe, si paga anche l'artista che ha disegnato la copertina, bene, ci mancherebbe, ma 54 euro no. E infatti non l'ho preso. Mi sono limitato a prendere, perché poi ho visto che i prezzi oscillano in effetti dai 28-30, ma normalmente sono sui 35-40 euro, tutti così, e comunque mi sembra caro. Trovo un vinile a 38 euro che mi interessa, non vi dico quale, lo porto a casa e scopro che suona pure male, ossia un piattume assoluto, mancanza di bassi, alti non controllati e molto fastidiosi, tutto incentrato sui midi, gamma dinamica assente, spazialità assente, stereofonia ai limiti, insomma, veramente un brutto vinile. Mi viene il sospetto che, essendo che il vinile è diventato di moda, ci sia questo proprio desiderio di prendere un file digitale di pessima qualità, come un MP3 compresso, e di trasformarlo in analogico per incidere un vinile. Ora, se avete visto un altro mio video dove parlo di analogico e digitale, avete visto come è semplice tutto sommato passare da un'onda analogica, da un segnale analogico ad un segnale digitale.
se io vado a campionare sufficientemente, in maniera sufficientemente fitta, il segnale analogico, allora la discriminante, il saltello dal digitale sarà talmente piccolo che il mio orecchio non sarà più in grado di discriminarlo. Bene, il processo contrario però è un po' più complesso, soprattutto se si parte da un digitale fatto male, cioè con un campionamento molto basso. Allora io qui non devo per forza inventarmi del suono tra un campionamento e l'altro, devo riempire uno spazio vuoto per trasformarlo in continuo e devo interpolare sostanzialmente due punti, e al di là degli algoritmi che posso utilizzare, il risultato per le mie orecchie sarà sempre molto simile al rumore, e questo è il risultato. Però potrò dire di avere in mano un dispositivo analogico. Bene, quando ero al centro commerciale mi sono detto: vado a vedere anche i piatti, i giradischi, per vedere come lo stato dell'arte, come suonano. In realtà lo sapevo già, ma ve la racconto così. Vado sempre lì alla Media World e vado a cercare il reparto Hi-Fi e scopro, con mia grande sorpresa, ma neanche tanto, che il reparto Hi-Fi alla Media World non esiste più. Ora, non esiste, voi non potete trovare amplificatori, diffusori, CD player, giradischi. O meglio, due giradischi li ho trovati in fondo all'ultimo scaffale, ben impolverati, dentro ancora nella scatola. C'erano su questo scaffale due giradischi marca Trevi in vendita a 90 euro. Ora, un giradischi a valigetta, in questo caso 90 euro. Io a casa ho un giradischi economico. Il mio giradischi economico monta una puntina Ortofone economica che costa circa 110 euro, la puntina. Lì al centro commerciale trovo il giradischi che costa 90 euro. 90 euro vi danno la valigetta, il giradischi, la puntina, il piatto, il sistema di rotazione, la preamplificazione, l'amplificazione e i diffusori. Fantastici due diffusori da circa un pollice e mezzo l'uno, tipo il buzzer che si mette nei computer. Ora, immagino quale suono possa uscire da un dispositivo del genere. E quindi mi chiedo come possa essere diventato ancora di moda il vinile. Se vengono stampati pessimi vinili e vengono riprodotti con pessimi dispositivi, ma la gente cosa ascolta? Mi sono chiesto allora dove acquistare vinili e dove acquistare giradischi. Allora, per acquistare la musica è necessario andare in un negozio di musica, ma ormai stanno chiudendo tutti perché vendono molto poco. Ne trovate qualcuno in qualche grande città che magari ancora coltiva questa passione, ebbene, mi fa piacere, ma nel resto del paese non ne trovate. Allora bisogna rivolgersi ai siti online. Amazon in primis, ma poi c'è Discord, c'è insomma tutta una serie di piattaforme e di negozi che vendono online. Ma anche qui, a parte perdere il contatto con il venditore, i prezzi comunque sono quelli. Ogni tanto si trovano delle offerte, ma i prezzi sono sempre mediamente altissimi. E inoltre la cosa che mi dà ancora più fastidio è il discorso dei dispositivi, perché anche non trovando, essendo che non ho trovato alla Media World dispositivi Hi-Fi, sono andato a vedere. Anche qui trovate dei negozi di dispositivi Hi-Fi, molto pochi e sparsi un po' per tutta Italia, non ne trovate tantissimi, bisogna fare un po' di strada. Ma purtroppo, secondo me, alcuni di questi dovrebbero cambiare nome. E dove c'è scritto negozio di dispositivi Hi-Fi, dovrebbero scrivere negozio di dispositivi sovrapprezzati. Perché dico questo? Perché entrando in uno di questi negozi ho chiesto un CD player, un lettore di CD, per riprodurre dei semplici CD Hi-Fi alta, cioè, ossia in alta fedeltà, che rispetti che garantisca la massima fedeltà della riproduzione. Bene, il venditore mi dice che un lettore entry level che garantisca l'Hi-Fi lo si trova intorno ai 600-650 euro. Ora, ma veramente 650 euro per leggere un CD? Tra l'altro, avete notato che sulle moderne automobili il lettore di CD non c'è più? Se lo volete lo dovete chiedere a parte, non c'è più. Ci sono tutti i collegamenti, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, tutto quello che volete, ma il lettore CD non c'è più. Onestamente, ho acquistato su Amazon un lettore di CD per computer, ve lo faccio vedere, quello che ho acquistato io, si collega tramite USB e ovviamente non è in grado di riprodurre la musica, ma è in grado di leggere benissimo i CD, perché questa è una tecnologia molto consolidata.
Ora, utilizzando dei programmi, o meglio, dei sistemi operativi atti alla riproduzione della musica, come DAFile, come Volumio, ma anche alcuni programmi che sono in grado di farlo, è possibile rippare il CD, ossia andare a leggere la musica che c'è scritta sul CD e spostarla sul computer. Sarà poi questo programma, io ad esempio uso DAFile, che andrà a leggere la musica rippata. E la manderà agli amplificatori e ai diffusori prima di averla ovviamente passata attraverso un DAC per trasformarla in analogico. E vi devo dire che i miei CD in questo modo suonano benissimo. Ora, non riesco sinceramente molto a capacitarmi di come un lettore CD debba costare 650 euro economico, visto che la meccanica non è poi così importante, visto che è in grado di bufferizzare, quindi se perde tracce può rileggere tranquillamente una seconda o una terza volta. Quello che farà la differenza ovviamente sarà il DAC, sarà la pulizia dei contatti, però ragazzi, 650 euro, se per non parlare dei midi gamma o top di gamma, per cui le migliaia di euro vanno il limite al cielo. È una cosa che veramente non riesco a capire. Ora, la domanda che io vi faccio a voi è: ma la musica, l'ascolto della musica, verso quale destinazione sta andando? Nel centro commerciale non vi ho detto che sì, non ho trovato dispositivi hi-fi, ma ho trovato una marea di diffusori tipo Alexa, quindi Echo Dot, Google Assistant, casse Bluetooth di tutti i tipi. Che per carità sono fantastiche, io Alexa ce l'ho in casa, suona come deve suonare, ma è un suono innanzitutto monofonico, non è sicuramente hi-fi, il suono è molto colorato, enfatizzato i bassi, enfatizzato gli alti, proprio per carpire, no? E sembrare ben suonanti ad orecchi non allenati. Io purtroppo ho il difetto che mi piace ascoltare la musica di qualità, per cui quando ascolto la musica non riesco ad ascoltarla con Alexa, se non mentre faccio la doccia. Ma allora l'ascolto dove si sta spostando? Cioè, chi vuole ascoltare musica è costretto ad ascoltarla tramite un altoparlantino oppure con un vinile, con un giradischi di vinili a cassetta con due altoparlanti da 2 pollici? È quello veramente? Perché tra l'altro quello che ho scoperto è che la musica liquida verso cui tutti stanno spingendo, e che per carità io adoro la musica liquida, dove intendo sia la possibilità di acquistare un file e scaricarlo, e quello diventa mio, oppure di sottoscrivere un abbonamento a piattaforme anche di qualità elevata come Cubase o Tidal, io ho Cubase per ora, ma poi non so se lo continuerò, mi dà la possibilità di scaricare e di ascoltare musica campionata a frequenze molto alte, quindi teoricamente sulla carta con qualità molto alte. Però a volte ho l'impressione che ci sia un inganno. Mi è capitato di ascoltare dei pezzi dichiarati campionati a 192 kHz, che è impossibile che sia così. O meglio, mi chiedo che cosa abbiano campionato a 192 kHz. Perché se io prendo un file MP3, un file che scarico da YouTube, cioè a bassa qualità audio, e lo vado a campionare a frequenze molto elevate, non è che ci tiro fuori qualità dove non c'è. Otterrò qualcosa di ancora peggio di quello da cui sono partito. Quindi sono molto, molto frustrato da questa cosa. Sì, sono consapevole che gli amanti dell'ascolto in alta fedeltà sono sempre di meno, sono veramente pochissimi, però ho l'impressione che chi vende i dischi e chi vende i dispositivi ci stia marciando sopra e alla grande.